Ciao, sono Anna e oggi voglio parlarti della tecnologia in DIBA. In modo particolare ti parlerò dei principi fisici e fisiologici della tecnologia. Che cos'è in DIBA? In DIBA è una delle tecnologie più sfruttate in fisioterapia. Parliamo comunemente di TECAR, quindi trasferimento elettrico, capacitivo e resistivo. Oggi in realtà ci stanchiamo un po' dal termine di TECAR e parliamo di terapia cellulare attiva in ragione dell'effetto biologico che ha questa strumentazione, questa tecnologia che ha un potente razionale biologico sulla cellula. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando da un punto di vista fisico di una tecnologia che sfrutta una radiofrequenza, una frequenza stabile a 448 kHz che ci permette di lavorare precisamente con determinati effetti biologici. Parliamo di un'altra alta frequenza. Normalmente noi conosciamo questa terapia come una terapia termica, in realtà non è così, perché abbiamo degli effetti subtermici e degli effetti termici a seconda della potenza che noi utilizziamo. E anzi, probabilmente l'applicazione subtermica, quindi senza la percezione di temperatura, può essere molto interessante. Perché parliamo di trasferimento elettrico, capacitivo e resistivo? Allora, perché noi abbiamo due elettrodi, un elettrodo attivo che chiamiamo attivo, che può essere il capacitivo o il resistivo, e una placca di ritorno neutra. Tra i due elettrodi si sviluppa un flusso di corrente. L'elettrodo capacitivo, che è questo qui, è un elettrodo che è, come vedete, rivestito da un materiale plastico, un poliammide, e questo permette un materiale isolante. Quindi, da un punto di vista terapeutico, la mia azione sul tessuto biologico sarà sui tessuti più superficiali e acquosi. Diversamente, l'elettrodo resistivo, invece, è un elettrodo metallico, vedete un po', che mi permetterà di lavorare su strutture più profonde, quindi per esempio capsule, ossa, articolazioni e tendini. Vediamo di nuovo gli elettrodi e in modo particolare voglio porvi attenzione su questo elettrodo qui. Questo elettrodo è un elettrodo resistivo, è un elettrodo intracavitario e mi permette di lavorare meglio sulle patologie di tipo ginecologico. Quali sono gli effetti biologici? Quindi che cosa ci fa in DIBA per la tua patologia? Noi abbiamo detto che abbiamo due tipi di effetti. Abbiamo un effetto subtermico, quindi senza temperatura, e un effetto termico. Che cosa succede? Senza temperatura parliamo di basse potenze e in modo particolare stiamo parlando di biostimolazione. Cosa succede nella biostimolazione? La corrente elettrica che passa nel tuo tessuto va a migliorare la tua cellula e fa sì che si riproduca. Cosa significa? Questo, che se per esempio siamo in presenza di una lesione, che possa essere una lesione sulla tua pelle, quindi una cicatrice aperta, oppure per esempio uno strappo muscolare, se sei andato a sciare e ti sei strappato, la mia terapia in DIBA farà sì che aumenterò il numero di cellule che quindi determineranno una chiusura della tua cicatrice aperta più veloce. Inoltre possiamo avere un effetto analgesico, quindi che significa? Ridurrò il dolore della lesione, quindi ridurrò il tuo dolore. In modo particolare, se siamo in presenza di un gonfiore, avrò un effetto che dico drenante, quindi andrò a sgonfiare il tuo gonfiore. In vascolarizzazione, invece, sto parlando già di effetti termici, quindi a potenze un po' più elevate, ho uno sviluppo di una piccola termia. Che cosa mi permette la termia? Cosa faccio? Apporto più sangue al tuo tessuto che è leso, che è patologico. Quindi cosa succede? Avrò un miglior apporto di ossigeno, un miglior apporto di nutrienti, quindi nutrirò il tuo tessuto che è leso, il tuo tessuto patologico. Inoltre, se siamo in presenza per esempio di contratture, quindi hai una contrattura muscolare, io andrò a decontrarre, avrò un effetto decontratturante del tuo muscolo, quindi andrò a migliorare il tuo muscolo e a ridurre il tuo dolore muscolare. A termie ancora più alte parliamo di iperattivazione, quindi potenze più alte, una termia un po' più alta, ma sempre piacevole. Mi determinerà tutti gli effetti precedenti e in più avrò un effetto di elasticizzazione, si dice un effetto viscoelastico sui tessuti. Quindi questo mi permette di lavorare, per esempio, su dolori cronici per migliorare la mobilità e la tua funzione, rispetto alla tua patologia. Spero che questo video sia stato di tuo interesse e di aver chiarito i tuoi dubbi sulla tecnologia in DIBA. Grazie per averci seguiti e continua a seguirci sul canale in DIBA Active.